Chi dice che lo ius soli rovina l'Italia non si rende conto che non è così. Non si rende conto che lo ius soli sono norme di civiltà che sono attese da decenni e che non hanno alcun legame con la discussione che stiamo facendo invece sui temi della sicurezza. Ma contemporaneamente dobbiamo anche dire che ci deve essere un numero chiuso di arrivi. Non ci dobbiamo sentire in colpa se non possiamo accogliere tutti. Noi dobbiamo salvare tutti, ma non possiamo accogliere tutti in Italia. Quindi il principio di buonsenso nel dire lo ius soli è una legge di civiltà. Se mia figlia sta in classe con una persona della stessa età che è cresciuta in un certo modo, per quale motivo quell'altra bambina non ha diritto di essere italiana pur avendo gli stessi gusti, amando lo stesso gelato, guardando gli stessi concerti, facendo gli stessi compiti, parlando con lo stesso linguaggio? Contemporaneamente, tuttavia, accanto allo ius soli c'è bisogno di dire che noi abbiamo un tetto massimo di persone che possiamo accogliere.